tempo di primi bilanci per la scuola edile aperta nei mesi scorsi all'interno del carcere di Opera, un progetto di formazione e recupero fortemente voluto da Assimpredilance, dall'amministrazione penitenziaria, dai sindacati, da Esencpt e dalla Fondazione Don Gino Rigoldi. E il bilancio dei primi mesi è assolutamente positivo. Tutte e 8 le persone che hanno partecipato al primo ciclo di formazione infatti hanno trovato un lavoro. Siamo davvero soddisfatti perché in un anno circa siamo riusciti a mettere a terra quello che era un nostro grandissimo sogno, cioè fare in modo che persone che appunto hanno sbagliato avessero una seconda opportunità di reinserirsi nel mondo lavorativo e ricostruirsi una vita. C'è una prima fase che è quella dell'assunzione, però poi bisogna seguire anche queste persone nei mesi iniziali di introduzione al mondo lavorativo. Quindi ringrazio tantissimo i carcerati che hanno creduto in noi, ringrazio anche gli imprenditori che sono andati oltre il pregiudizio e hanno creduto appunto nella possibilità di avere queste persone all'interno delle loro aziende. Il nuovo corso che viene fatto stabilmente all'interno del carcere, perché il laboratorio è all'interno del carcere, vedrà di volta in volta 10 detenuti per volta, 10-12 a seconda di quelle che sono necessità, turnarsi, quindi finisce un corso e ne comincia un altro. E quindi questo è il senso nuovo di questo progetto, cioè avere un'accademia che sforna operatori edili a ciclo continuo. Adesso dunque si apre un secondo ciclo in cui una nuova pattuglia di una decina di detenuti avrà la possibilità di studiare e lavorare alla costruzione del proprio futuro, perché il lavoro è la prima tappa per un reinserimento completo nella società. Se uno va a lavorare incomincia a fare un passaggio fuori dal carcere e lontano dal carcere. Dare ai detenuti la speranza e poi la concretezza risposta di un lavoro significa fare un salto di riabilitazione e di reinserimento sociale. Ed è questo di necessità, perché a me pare, dopo un 50 anni di lavoro, le belle parole, le belle esperienze, vabbè, quando tu dai un lavoro a un detenuto, cambia la sua vita, finalmente diventa, si inserisce nei corridoi normali della vita autonoma. E La vera risposta di reinserimento sociale è il lavoro. Il laboratorio scuola nasce all'interno del carcere di Opera e garantisce ai detenuti in articolo 21, ossia che abbiano il permesso per uscire e lavorare all'esterno, di partecipare a 96 ore di formazione, a cui poi segue l'inserimento lavorativo nei cantieri delle imprese che ne facciano richiesta.